Buongiorno topoline, buongiorno, benvenute nel Micesso. Saluto anche i ragazzi perché c'è qualche ragazzo che mi segue, ogni tanto fa il timido, però ogni tanto mi manda qualche messaggio, per cui buongiorno a tutte. Allora, grande news a casa della strega, mi voglio tagliare i capelli, non corti corti, però voglio un attimo togliere tutte queste cose che dall'anno scorso non l'ho più fatto e quindi sono un po' ricresciute, un po' malamente, ecco. E diciamo li volevo anche, oddio, scusatemi, un po' sfoltire perché diciamo mi sono venuti un pochino sullo stomaco, ecco. Vediamo un po' che posso fare, ma tanto io faccio tutto da sola, non è che vado dalla parrucchiera perché non c'ho i soldi, quindi faccio tutto da sola, ragazze. Quindi me li pettino così e poi li taglio, li faccio tagliare all'allo, via, così almeno vediamo un pochino di sfoltire questi capelli perché è caldo e ogni tanto gli va da una sfoltita. Allora, ragazze, ieri sono tornata da Baria, che ero a Castellazzara, e sono passata a acqua e sapone perché avevo bisogno di comprare delle cosine. Di comprare delle cosine e vi voglio far vedere queste cosine che ho comprato, così almeno mi date consigli. Oh, Beto, questo è buono, questo è poco buono, e che tu la compri a fare? Questo va benissimo, vai! Ecco, e quindi via, iniziamo subito. C'ho una borsona enorme di acqua e sapone, guardate quanto l'è grossa, quindi iniziamo. C'ho da fare un sacco, poi dopo c'ho da rimettere tutto a posto, c'ho da andare a comprare le sigarette, una cosa e un'altra, insomma c'ho da fare un bel po'. Allora, mi hanno dato il giornalino di questo Vero Salute, dopo me lo leggo, mi metto nel divano oggi tranquilla e beata e me lo leggo, tanto c'ho nulla da fare, accidenti alla miseria. Allora, mi sono comprata nuovamente la tinta, quella lì della Garnier, il numero 4, che era sempre in offerta, che è il Eccolo qua, il castano, numero vedete? 4. Eh? Proprio questo castano qui. Siccome l'altra E volta mi ero trovata bene, ho deciso di riprenderla in modo tale da rifarla, perché tra un po' ci avrò da rifarla. Quindi già che devo so andare su, devo me la prendo. E questa è la cosa che ho comprato. Poi, ora non so dove appoggiarli, perché qui in cesso non è che c'è un grande piano d'appoggio. Comunque l'appoggerò qui. Via gente, tanto. Allora, ho comprato il dentifricio della Cleo, quello lì che come si dice, che fa venire i denti bianchi. Ora sono 2 giorni e me lo sto lavando da ieri, questo qua, Colgate Max White One Optic. Allora, denti più bianchi fin dal primo utilizzo. Io non so, mi sembrano sempre uguali, però sai. Allora, Ma questo questo dentifricio, che dentifricio che cos'è? c'ha questi microgranulini dentro, ora ve lo faccio vedere. C'ha questi microgranulini dentro che aiutano a sbiancare i denti perché sono azzurrini. Allora, il dentifricio si presenta così, così, e si chiama Max White One Optic. È della Colgate e si presenta così dentro. Ora, ecco, vedete, c'ha questi microgranulini. Come faccio a farveli vedere? Insomma, c'ha questi microgranulini. Sono azzurrini, quindi sbiancano un attimino il dente. E via, questo qua mi piaceva tanto. Per cui me le sono voluto prendere per vedere se funziona veramente. Dopo la cosa che ho fatto con i cerottini, devo chissà, devo se Allora, per funziona. quanto riguarda gli smaltini, io avevo bisogno di uno smalto color carne, perché quando io sono d'estate, non è che mi piace, boh, a periodi, però in questo momento mi va di mettermi sulle unghie dei piedi e delle mani uno smaltino color carne, cioè uno smaltino. L'anno scorso sono usciti quelli della Pupa, poi tutte le linee, la Deborah ha fatto la sua linea, la Pupa ha fatto la sua linea, quello ha fatto la sua linea, insomma, degli smalti color carne. Allora io mi sono preso questo qua, che è un effetto gel e è di Deborah. È color extra brillante e c'è il maxi Qua. E è pennello. questo che ho sulle unghie, vedete? È un colorino, un rosa cipria e mi piace moltissimo. Questo è il color smalto effetto gel.
Allora, il pennellino di questo smalto mi piace un casino perché, vi spiego, è di quelli larghi e un pochino bombato che ti avvolge tutta l'unghia, cioè proprio l'avvolge l'unghia, non lascia cioè che devi fare due o tre passate, capito? Ora, senza fa casini, volevo farvelo vedere. Vedete quanto è largo? E poi il colorino mi piace, mi sembra adatto. Le unghie sono più curate. Io ora in questo periodo devo portare le unghie corte perché ho un po' di cosine da fare e quindi le unghie lunghe mi danno fastidio. E diciamo, ecco che secondo me è molto molto fine, molto carino. Allora, dunque ragazze, poi della linea sempre di make up ho preso io sono alla continua ricerca del mascara perfetto allungante che faccia miracoli, diciamo così, anche se miracoli purtroppo nemmeno il Prateterno li fa su di me, pensiamo un po' se le può fare un mascara. Comunque ho voluto prendere questa linea nuova della Rimmel che è appena uscita, che si chiama Scandalize Rock Curve. Questo qua. Allora, lo scovolino è bellino perché l'è fatto? È fatto così, a montagna, Faccio da vedete? questa parte che è più così. E come risultato, ora ce l'ho su, lo sto attestando, poi vi farò sapere. Comunque è bellino perché c'ha questo paging, diciamo così, tutto tipo la pelle di serpente, vedete come l'è fatto? È simpatico, eh? È proprio bellino e speriamo che riesco a risolvere qualcosa con questo mascara, anche se i risultati su di me si vedono tanto. Allora, mi sono presa delle mascherine per la faccia. Allora, ho preso questo qua, è un trattamento levigante contorno a labbra. Allora, questo trattamento, diciamo, è adatto per 15 dosi. È dell'HQ, questo qua, e serve per mettere prima del rossetto quando si formano queste rughettine di espressione intorno alle labbra, cioè passati 40 anni, diciamocelo, noi donne abbiamo questo problemino che si formano queste rughettine. Ora ancora a me non mi sono scappate, però ci sta che con l'andare degli anni è naturale, escano, è l'età, quindi è normalissimo, insomma, che escano. Allora ho preso questo trattamento levigante per contorno labbra. Allora, questo qui dà il risultato, dice che ha l'effetto volume immediato sulle labbra, ma speriamo di no, perché se no sembra una somara poi, ragazze, ecco, con questa bocca già ce l'ho grossi di mio le labbra. Allora, appaiono più piene e sode, morbide e levigate. Utilizzato quotidianamente, riduce visibilmente anche le piccole rughe intorno alle labbra. Quindi questa texture è ricca e lieve allo stesso tempo. È un balsamo, diciamo così, che si dà prima del trucco, si passa un pochino intorno alle labbra e già l'ho fatto. E diciamo che rende questa zona un pochino più morbida, più attenua le rughe, impolpa un po' le labbra. Allora, poi ho preso questo impacco contorno occhi. Allora, sempre di questa linea qui, HQ, questo è un contorno, un impacco contorno occhi all'estratto di fiordaliso e lenisce quando abbiamo parecchie occhiaie, siamo stanche, che siamo provate magari da tante ore al computer, dallo stress di chi guida, ok? Si passa questo coso, questo impacco contorno occhi, si lascia su un pochino e poi dopo, ecco, da risultati. Allora, risultato: la delicata e sensibile zona pericolare è rigenerata grazie alle sostanze idratanti e lenitive contenute in questa crema, leggera e vellutata che si assorbe rapidamente. Quindi, voglio dire, si può usare anche come base trucco, ragazze.
E poi, siccome ho qualche imperfezione di bollicine o chi da stress oppure dal mangiare sbagliato, oppure perché si beve l'acqua troppo fredda o perché siamo vicino al ciclo, si sa, noi donne purtroppo siamo incasinatissime, veniamo da Marte, come si dice? No, da Marte vengono gli uomini, da Venere non si viene. Allora, ho preso questa crema esfoliante, con microgranuli all'estratto di salice. Ho preso sempre di questa linea qui a questa cremina qui che serve per togliere le impurità dalle pelli. Allora, elimina le cellule morte, affina la grana della pelle lasciandola liscia e vellutata. Il colorito è più chiaro, luminoso e uniforme. Allora, io l'ho passata stamattina e vediamo un po' piano piano se la passo mattina e sera che cosa succede. Insomma, mi porto via anche la pelle. Allora ragazze, poi mi sono presa questa crema per i talloni screpolati. Allora, tempo fa alla TV facevano vedere questa pubblicità che mi faceva uno schifo, che c'era questo coso, questa donna che urlava in spiaggia, non so se ve la ricordate questa pubblicità. Insomma, nulla, ho voluto provarla, era in offerta e quindi è del dottor Scholl, boh, che si dice. È una crema che è molto attiva e ripara. Io la sto usando da qualche giorno, quando mi faccio la doccia, poi la sera, visto prima di andare a dormire ci si lava i piedi, la mattina lo stesso, perché ora è il periodo che purtroppo i piedi sudano, è normalissimo, insomma, ragazze. Per cui, ecco, ho voluto provare questa cremina e sinceramente mi lascia questi talloni così morbidi. Per cui, vai, è promossa questa cremina. Voglio iniziare il trattamento con la Pantene per ristrutturare un pochino i capelli. Allora, io avevo usato la linea per i capelli della Garnier, lo sapete, quello li ripara da anni, così. Allora, ieri sono andata a quel sapone in profumeria e ho trovato questa linea della Pantene, che è una protezione giovinezza per i capelli. E quindi ho detto, dico, voglio provarla prima. Vabbè, li taglierò sicuramente i capelli perché bisogna che un pochino si ristabiliscano un pochino con la decolorazione che ho fatto l'anno scorso, quindi sono un po' sfibrate e trattate. Così ho preso lo shampoo e il balsamo e poi guardando tra gli scaffali ho visto che avevano anche una BB cream per i capelli. Questo è un trattamento anti-età per i capelli, sono 7 prodotti in uno. Che è questa cosa qui, ancora, l'ho provata ieri e devo dire che mi sembra che i capelli siano più morbidi, però lo sapete, appena lavati è normale che i capelli siano un pochino più morbidi. Comunque, ecco, ho voluto prendere questa BB cream, poi vi faccio sapere, ecco, vediamo un po' di fa anche come si dice, un tutorial insieme come applicarlo, che tra l'altro ha un profumo buonissimo, c'ha questo erogatore con il beccuccio così. È un profumo davvero favoloso. Allora, altra linea che ho preso, sempre di questa linea qua della Pantene, è una maschera che si usa, si mette al trattamento finale, si mette dopo aver lavato i capelli e si lascia in posa per 2 minuti, si tamponano con l'asciugamano e poi si lasciano in posa per 2 minuti. Allora, la cosa bella di questa maschera è che c'ha un profumo paradisiaco proprio, ecco. Allora, sistema antietà Pantene Pro V protegge 7 proprietà dei capelli. Applica su capelli umidi, iniziando dalle punte fino alla radice e poi si lascia su per 2 minuti, continuando a massaggiare in modo tale da farla penetrare proprio all'interno del capello, ragazze. Allora, poi mi sono presa questa lacca qua, effetto lisci seta, sempre di Pantene. E vediamo un po'. Questa è un'offerta e costa 3,99 euro. Allora, io di solito uso sempre quella della Splendor di lacca perché mi piace il profumo, però c'hai il coso e ti sporca subito i capelli. Quindi io ancora questa non l'ho nemmeno. Che buon odore, non l'ho nemmeno provata, quindi vi faccio sapere, ecco, questa qui è tenuta estrema numero 5.
Allora, poi ho preso quelle lì, shampoo e balsamo effetto lisci seta, così alterno, faccio una volta con quello e una volta con questi due e vediamo un po'. E poi che cosa ho preso? Ah, e poi mi sono preso un pettinino di quelli lì, così, perché se voglio tagliare i capelli mi piace cotonarli qui dietro e siano un pochino più. Che stiano un pochino più alti, ecco, tipo stile anni 70. Va bene, ragazze, questi erano tutti i miei acquisti, erano. Vi bacio, vi abbraccio, alla prossima. Ciao belli!